Allora io direi che la novità non è tanto che si trovino qui un laico e un religioso a discutere, il vero miracolo è che ci sia Don Sciortino che ancora fa il direttore di Famiglia Cristiana. Perché siamo in una fase in Italia in cui c'è un potere priapico che vuole ingoiare tutto, distruggere tutto, decapitare l'avvenire, querelare Repubblica, chiedere 2 milioni di euro di danni all'unità. Mettere le mani anche su Rai 3 come se 5 canali non bastassero. Io adesso non so cosa... se ci sarà la decapitazione dei direttori dei giornali diocesani che si sono permessi di pubblicare un comunicato di critica e di solidarietà a Bocco, ma certamente da questo punto di vista forse uno dei primi terreni su cui il pensiero laico e il pensiero religioso potrebbero confrontarsi nell'Italia di oggi è proprio il tipo di democrazia, il rispetto delle istituzioni, il concetto di dignità delle istituzioni e di bene comune che dovrebbe esserci in un paese. E d'altra parte noi abbiamo avuto un grande confronto quando è stata fatta la Costituzione, il pensiero laico liberal democratico, il pensiero laico di impronta socialista, il pensiero cattolico si sono ritrovati proprio in un momento in cui anche le tensioni internazionali erano fortissime e sono riusciti a raggiungere un punto di equilibrio altissimo. Io devo dire che della laicità fa però anche parte l'attenzione ai fatti. Noi siamo rimasti tutti molto colpiti da questa volontà di intimidire l'avvenire per colpa o per il fatto delle sue espressioni critiche nei confronti dello stile di vita, dei comportamenti del Presidente del Consiglio, ma anche di fatti precisi di politica. Quindi è chiaro che questa volontà di intimidire le voci critiche, anche gli attacchi che ha fatto ancora 2 giorni fa Berlusconi ai giornali accusandoli di disinformazione, sono un fatto su cui riflettere molto. Io ritengo che, dicevo prima, la laicità richiede però una trasparenza assoluta. Ecco, io ho trovato che nel caso dell'episodio di Terni il direttore dell'Avvenire in 7 giorni non abbia mai fornito una spiegazione chiara e trasparente. Anche questa è una cosa che deve fare riflettere. Che cosa significa essere laico? Credo che laicità si misuri oggi su 2 dimensioni. Certamente oggi la laicità contemporanea è una laicità aperta alla dimensione religiosa e attenta al fenomeno religioso, però deve partire dal fatto che noi siamo in un'epoca pluralistica, in un'epoca di pluralità di proposte religiose e in un'epoca anche di pluralismo etico. Enzo Bianchi, un monaco e uno scrittore molto conosciuto nel mondo cattolico, sottolinea anche questo elemento di novità. Non c'è soltanto il pluralismo religioso, ma c'è anche un pluralismo etico di cui bisogna tenere conto. E l'altro aspetto della laicità è un aspetto antico, ma sempre moderno e sempre attuale, è la distinzione fra la sfera della religione, la sfera della coscienza. Quando io parlo di coscienza non parlo di una coscienza chiusa in se stessa nel privato, la coscienza può anche unirsi ad altre coscienze per agire nel pubblico, ma la differenza fra la sfera religiosa e l'autonomia della sfera della cittadinanza. Quando si fanno le leggi decide il Parlamento, non ci può essere la pretesa dei vescovi o di un rabbino o di un imam di avere la rappresentanza politica dei propri fedeli. Ogni cittadino ha la sua ispirazione, ogni cittadino ha il suo orientamento filosofico o ha il suo orientamento di fede e come cittadini ci si ritrova in Parlamento. Ecco, io credo che questo rispetto dell'autonomia del civile sia un fondamento ed è un bene per tutti, però non ci può essere, diciamo, un vescovo che dice non serve una legge sul testamento biologico oppure non sono una priorità le coppie di fatto. E credo che d'altra parte laicità non significhi essere mangiapreti,
Laicità significa accettare queste distinzioni, significa accettare il pluralismo. E si può essere laici anche da cattolici, da musulmani, da ebrei. Grandi laici cattolici sono stati Scoppola, sono stati Alberico, sono stati altri pensatori. E quindi ci sono tutte le condizioni perché si sviluppi nella società un dialogo, un confronto su quello che il mondo cattolico chiama il bene comune, su quello che noi con altro linguaggio chiameremmo lo sviluppo, la democrazia, il progresso, nella distinzione delle dimensioni. Bene. Io vi ringrazio anche per l'applauso con cui ci avete accolto, mi avete accolto, perché non sono momenti facili per i direttori, soprattutto se sono direttori di organi di informazione che tengono tantissimo alla loro autonomia, alla loro libertà, a dire con verità quello che è bene e quello che è male. Noi siamo sempre stati in perfetta linea con il pensiero della Chiesa, pienamente allineati con l'ortodossia, ma c'è un campo di terreno dove si può dibattere ed è giusto dibattere. Proprio un anno fa, in un momento in cui Famiglia Cristiana ha avuto una polemica molto dura con il governo per via di alcuni provvedimenti legislativi di questo governo, ci fu una dichiarazione del portavoce della Sala Stampa Vaticana che disse che Famiglia Cristiana, organo autorevole della stampa cattolica, non parlava, non rappresentava il pensiero della Santa Sede e il pensiero dei vescovi. Io fui chiamato da diversi giornalisti che pensavano che io facessi subito polemica con il portavoce della Santa Sede. Io mi limitai semplicemente a dire che Padre Lombardi aveva perfettamente ragione, aveva detto una grande ovvietà, perché Famiglia Cristiana è perfettamente ortodosso, ma libero e autonoma come tutta la stampa cattolica, soprattutto sui temi dove è possibile ed è dovuto il dibattito, anzi è auspicabile un maggior dibattito. Io credo che in questo Paese ci sia bisogno di maggior dialogo, ci sia bisogno di maggior confronto, soprattutto tra laici e cattolici, ma ci vuole una maggiore opinione pubblica. Oggi il Paese è addormentato, il Paese oggi è narcotizzato. Bisogna avere il coraggio di indignarsi e purtroppo non abbiamo il coraggio di indignarsi, tacciamo e un giorno ci accorgeremo di un mondo che è completamente cambiato. E noi dove eravamo nel frattempo? Allora noi vogliamo che anche alla luce di questi ultimi fatti che hanno portato alle dimissioni del direttore di Avvenire, noi ribadiamo con maggior forza che la stampa deve essere libera di informare e di criticare e che la critica non può essere presa a priori come un'opposizione politica e partitica. Ed è giusto che la stampa sia così. Questo Paese ha carenza di informazione e opinioni libere e la democrazia di un Paese si misura dal livello di opinione pubblica che c'è. Io l'altro giorno ero a presentare il mio libro a Sorrento e proprio il giorno in cui si era dimesso il direttore di Avvenire mi è stato chiesto un commento prima della presentazione. Io ho detto è una pagina triste del giornalismo italiano oggi, ma è anche una pagina triste per il Paese, perché quanto cala la libertà di stampa, la libertà di opinione, credo che anche la democrazia comincia a scricchiolare. Già c'è qualche studioso che parla di semidemocrazia riferendosi alla situazione italiana.
quanto la concentrazione dei mezzi di informazione vanno in poche mani, quanto non c'è più rispetto tra le diverse istituzioni, quanto l'opinione pubblica non fa più sentire la sua voce, allora si comincia a sentire qualche scricchiolio. E allora è giusto che questo Paese deve svegliarsi, deve tornare a dibattere di più. Ma io dico che l'opinione pubblica deve essere maggiore, non solo all'interno del Paese, deve essere maggiore anche all'interno della stessa Chiesa. Ci vuole più opinione pubblica anche all'interno della stessa Chiesa. E qualsiasi osservazione critica, che è giusta, che è dovuta, altrimenti i mezzi di comunicazione non svolgono il loro ruolo, non deve essere assolutamente soggetta a ritorsione. Boffo si è dimesso, l'altro giorno, ieri, andando a parlare a un altro gruppo, mi hanno accolto così: il prossimo sarà lei? Io ho detto mi auguro di no, però mantengo la libertà di parola e di opinione, anche perché quello che è successo a Boffo, che tra l'altro con molto garbo ha fatto delle critiche, ha mosso delle critiche rispondendo alle lettere dei lettori, perché c'era un certo malessere all'interno della Chiesa e garbatamente ha posto il dito sul problema. Però io vorrei che fosse reso pubblico che io sono stato querelato dal Ministro degli Interni. È la prima volta nella storia di questo Paese della Repubblica un Ministro degli Interni quereli il direttore in un settimanale per aver osato criticare dei provvedimenti legislativi. E in più, durante una seduta del Senato, c'è stata una mozione fatta dai capigruppo dell'attuale maggioranza perché venisse fatta una mozione di censura nei confronti di Famiglia Cristiana che aveva osato criticare un provvedimento legislativo. E siamo stati definiti come stampa eversiva. E allora... E allora io ho detto a commento di questo, sì, siamo veramente stampa eversiva, però è l'eversione del Vangelo. Sono tanto eversivo quanto eversivo il Vangelo, tanto quanto lo era Gesù. Perché bisogna saper dire pane al pane, vino al vino e non avere nessun timore riverenziale. Perché io sono convinto che chi ha maggiori responsabilità ha maggiori obblighi di comportamenti etici adeguati, altrimenti che cosa possiamo dire noi ai nostri ragazzi? A quali valori li possiamo indirizzare? E allora dibattiamo di questo, svegliamoci, non lasciamoci narcotizzare, perché oggi la tendenza è proprio questo, a spegnere ogni voce di dissenso. E allora, siccome tra laici e cattolici sono tanti i temi che ci accomunano, a cominciare dal bene comune di cui oggi nessuno più parla, oggi noi non sentiamo più parlare del bene comune, si parla di interessi privati, di interessi che riguardano gruppi, ma chi oggi parla più di bene comune? E allora sono tanti, io credo che i temi su cui laici e cattolici possiamo tornare a dibattere e condividere tante battaglie, tante lotte. Oggi purtroppo si sta un po', e io spero che venga ripristinato il dialogo, si sta un pochino rompendo questo dialogo tra cattolici e laici, anzi ci sono dei momenti in cui diventa un motivo di contrasto, la Chiesa si sente assediata, si sente attaccata. Invece bisogna ritornare a quello che era lo spirito del Concilio. La Chiesa è nel mondo, la Chiesa ama il mondo, anzi deve amare il mondo anche quanto il mondo dovesse rifiutare la Chiesa.
Io devo dire che in realtà oggi il contrasto non è fra laici e credenti. Ci può essere tensione tra laici e clericali, ma non tra laici e credenti. Ma da questo punto di vista ritengo che abbia avuto molto ragione il Cardinale Martini quando qualche anno fa disse: la vera differenza non è fra credenti e non credenti, ma fra pensanti e non pensanti. Allora, il problema oggi è che ci sono troppi tiepidi. Era San Paolo, mi pare, che diceva: vi sputerò dalla mia bocca perché siete tiepidi, non perché siete caldi, perché siete freddi, non perché dite sì, non perché dite no, ma perché sono tiepidi. E purtroppo questa tiepidezza, questo voltarsi dall'altra parte, attraversa trasversalmente settori del mondo cattolico come settori del mondo laico. Troppa gente volta le spalle quando si fa una legge sul falso in bilancio, che permette il falso in bilancio. Troppa gente nel mondo liberal-democratico e nel mondo della Chiesa ha voltato le spalle quando si fa una legge per rendere intoccabile il Presidente del Consiglio e altre cariche dello Stato, ma che servivano solo come prezzemolo. Una intoccabilità che non esiste in nessun paese. No, lasciate tranquillamente, io trovo che anche un'interruzione sia un elemento di dibattito. Io dico che purtroppo troppi laici liberal-democratici e troppi credenti sono stati in silenzio su cose gravi. Noi oggi abbiamo potuto sentire qui, chi ha avuto la fortuna, uno splendido intervento di Saviano, che a me è piaciuto moltissimo. Grazie. No, dico, uno splendido intervento di Saviano, che mi è piaciuto moltissimo proprio perché era così pacato e direi anche molto umile. E quando si parla di questa ramificazione della malavita, lui diceva che si stava facendo uno studio negli Stati Uniti, al Congresso degli Stati Uniti, sulle 5 grandi organizzazioni criminali che determinano l'economia del mondo, e c'erano naturalmente i narcotrafficanti latinoamericani, la malavita russa, e poi di queste 5 le altre 3 sono tutte italiane: la mafia, l'andrangheta, la camorra. Allora, un progetto di legge come quello sulle intercettazioni, che limita fortemente l'attività dei magistrati, è una cosa terribile e che tocca esattamente quell'aspetto del bene comune a cui faceva riferimento Sciortino. Noi sappiamo che si dice sempre ufficialmente: no, ma la mafia e altri crimini terribili non ricadranno sotto questa legge delle intercettazioni, ma noi sappiamo anche che gli atteggiamenti malavitosi, gli atteggiamenti criminali, soprattutto dei colletti bianchi, sono così raffinati, sono così sottili, che le forze di polizia, le forze di magistratura devono avere tutti i mezzi moderni per perseguirli. Allora, ci sono delle questioni di bene comune, di funzionamento delle istituzioni, che credo non debbano essere affrontate a singhiozzo, una volta uno, una volta un giornale, una volta un altro, una volta una voce di un vescovo, una volta la voce di un intellettuale, ma che debbano essere il terreno concreto su cui anche persone di orientamento ideale differente si confrontano per lo sviluppo del nostro paese. Questo mi pare è una questione fondamentale. Sciortino parlava prima della capacità di indignarsi. Questo certamente è un fatto che per esempio tocca un problema generazionale. C'è una larga fetta delle generazioni giovanili che non credono minimamente nella politica, che si sono allontanate dall'agire pubblico. Ancora oggi a Viterbo
Benedetto XVI ha esortato i cattolici a impegnarsi in politica, ha sottolineato già altre volte che non è la Chiesa che deve fare politica, ma che il cristiano deve essere impegnato nella vita politica. E diciamo che appelli del genere possono venire da altre parti. Io mi ricordo che qualche anno fa, quando era in discussione una limitazione della legge sull'aborto, che io considero una conquista civile del nostro paese, non l'aborto di per sé che è una tragedia, non l'interruzione di gravidanza, ma una legge che regoli questo fenomeno, quando si sono fatte delle manifestazioni a Roma e a Milano, purtroppo andavano le madri cinquantenni e non andavano le figlie ventenni, che in qualche modo avevano questo riflesso di pigrizia, davano per acquisiti certi diritti, mentre in realtà i diritti, il bene comune, il funzionamento delle istituzioni, la democrazia sono una questione che va riconquistata giorno per giorno. Però vorrei brevemente toccare anche un aspetto che Don Sciortino con molta franchezza ha voluto affrontare, la questione dell'opinione pubblica nella Chiesa. Ecco, io credo che la grande lezione del Concilio Vaticano II fu quella che per 3 anni i vescovi, i teologi e in qualche modo l'opinione pubblica cattolica più matura ha discusso con grande franchezza anche su posizioni differenti, su opzioni differenti, su piattaforme differenti. Si è affermato il diritto della critica aperta, non del mugugno, non della pugnalata alle spalle. Ecco, questo è venuto a cadere molto all'interno della Chiesa Cattolica. Io una volta ogni 10 anni la Chiesa Cattolica fa dei grandi convegni, che si chiamano i convegni ecclesiali, i convegni del cattolicesimo. Ce ne fu uno nel 76 che si chiamava Evangelizzazione e Promozione Umana a Roma, e mi ricordo che era con voci differenti, con grande libertà di espressione, con grande libertà anche di scelta degli oratori. E 10 anni dopo a Palermo questa libertà era già stata notevolmente affievolita e all'ultimo convegno di Verona del 2007 è stato persino impedito ai gruppi di lavoro di votare delle mozioni. Ora, se si ha questo restringimento della libertà di discussione, della libertà di confronto, anche della libertà di, diciamo, litigare intellettualmente per individuare la scelta migliore, questo non è bene né per la Chiesa Cattolica né per il Paese. Su questo punto sono perfettamente d'accordo, anzi io spingo per certi versi ancora di più. Perché oggi uno dei problemi che tocca alla Chiesa mi pare l'assenza del laicato cattolico. Oggi non esistono praticamente i laici impegnati, e lo si vede in tutte queste vicende, a parlare sono solo e sempre i vescovi. Dove sono i laici cattolici impegnati che incidono nell'opinione pubblica? Con il loro pensiero ispirato ai principi cristiani, ai principi del Vangelo e alla dottrina sociale della Chiesa. In un convegno che ho fatto all'Università di Messina, al MEC, gli intellettuali cattolici, io ho detto questo. In parte la Chiesa vi ha scippato il diritto di parola. In parte però voi vi siete lasciati scippare il diritto di parola. Allora, riappropriatevi del diritto di parlare, riappropriatevi del diritto della parola, perché è questo che è importante anche per far crescere civilmente un paese. L'intervento dei vescovi spesso è un intervento di supplenza, è un intervento in carenza di presenza laica impegnata che incide nell'opinione pubblica. E anche a livello di politica, io mi chiedo dove sono i politici cattolici che fanno opinione e che incidono nella formazione delle leggi di questo paese. C'è totale assenza, non c'è una legge che in qualche modo sia motivata nei principi da persone
e di ispirazione cristiana. Io ho scritto un editoriale... Diciamo che mancano anche nell'altro campo politici di livello spesso, eh? Sì, sì. Io ho scritto un editoriale in cui dicevo, quando si era formato questo governo, che era il primo governo dove non era presente un ministro cattolico. Allora mi arrivarono subito tante proteste, nel senso, come si permette lei di dare patente di cattolicità o meno? Però chi leggeva il pezzo comprendeva il pensiero che voleva dire: non c'è in questo governo un ministro che sia espressione di un movimento o di un partito dichiaratamente, apertamente ed espressamente cattolico. Questo era il senso. Se vogliamo, nei precedenti partiti c'era l'UDC e c'erano dei ministri che si ispiravano e lo dichiaravano apertamente ai principi cristiani. E allora io credo che oggi i cattolici devono tornare a dibattere, devono svegliarsi, perché sono diventati quasi insignificanti nella, diciamo, formazione dell'opinione pubblica e nella formazione delle leggi. Ma come diceva Politi, è un po' tutta la classe politica che oggi non è all'altezza della gravità della situazione e dei problemi di questo Paese. Anche perché gli attuali rappresentanti che sono in Parlamento non sono stati eletti da noi. Non li abbiamo assolutamente eletti. Noi siamo stati nel silenzio e nell'indifferenza scippati di un diritto costituzionale, che è quello di mandare a rappresentarci quelli che noi volevamo. La classe politica di oggi è stata nominata, non eletta da noi, ma nominata da alcuni, da tutti i segretari di partito. Non faccio questione di colore e distinzione. E allora noi vediamo che non abbiamo una classe politica che sia all'altezza dei problemi del Paese. Abbiamo una classe politica che è fatta da portaborse, è fatta da segretari, è fatta da altre persone che non hanno assolutamente né lo spessore né la formazione, non provengono dalle scuole di formazione che un tempo esprimevano personaggi di spessori. Tanto per stare in tema con gli scrittori, Camilleri cita in uno dei suoi libri un proverbio siciliano che dice: se non hai arte e parte in politica, giocati le carte. Cioè oggi chi fa politica è perché forse ha fallito nel resto e si serve del Paese e non serve il Paese. Bisogna veramente tornare a fare della politica il servizio più alto della carità, come diceva Paolo VI, perché questa è una missione estremamente importante. Invece noi abbiamo svilito anche il ruolo della politica e lo stesso Parlamento si fa scippare delle sue prerogative, che è quella di fare le leggi. Le leggi oggi vengono fatte altrove e il Parlamento è chiamato semplicemente a ratificare, e questo non è degno di un Paese civile. E un'ultima cosa che riguarda anche la Chiesa. Forse anche all'interno della Chiesa, come dicevo prima, c'è bisogno di più dibattito. Per sentire il pensiero dei Vescovi non è necessario aspettare il pensiero del Presidente dei Vescovi. E a seguito di questi problemi che hanno riguardato la vicenda Boffo, ecco, già da qualche vescovo è venuta l'esigenza che anche nel Parlamento dei Vescovi, nel Consiglio Permanente e a maggior ragione nell'Assemblea Generale ci sia possibilità di maggior dibattito. Oggi capita che il Presidente fa una sua relazione, prolusione introduttoria, e su questo c'è poco dibattito. Mentre per i problemi, ma di qualsiasi natura,
Oggi abbiamo veramente bisogno di più dibattito, abbiamo bisogno di più confronto, abbiamo bisogno di tavole dove i problemi possano essere sviscerati fino in fondo, portando a questi tavoli le migliori menti di questo Paese. Non è possibile fare una legge su un problema qualsiasi, dalla sicurezza all'immigrazione o ad altro, senza interpellare le forze che nel Paese da anni operano in questi settori. Bisogna che ci sia più partecipazione, bisogna che ci sia più contributo, perché niente deve più calare dall'alto, ma bisogna aumentare la partecipazione, la collaborazione, il reciproco aiuto, perché sia la Chiesa che i laici abbiamo come stesso obiettivo il bene comune e il bene di questo Paese. Penso che con un pizzico di freddezza e anche di ironia dobbiamo dire che questi discorsi molto moderati sul funzionamento del sistema politico, sul fatto che uno ha diritto di scegliersi veramente il deputato, sulla necessità di un maggiore dibattito, sembrano rivoluzionari nella situazione attuale. E questo ci mostra anche come abbiamo assistito ad un'involuzione così forte nel nostro quadro politico. Ricordiamoci che Boffo, l'Avvenire, aveva espresso delle critiche molto caute, molto blande nei confronti, per esempio, della questione dei comportamenti del Presidente del Consiglio. Sono usciti alcuni articoli di fondo sull'Avvenire, ma per esempio Boffo è intervenuto solo nelle lettere dei lettori, non ha mai scritto lui un fondo di critica verso Berlusconi come editoriale, e già questo ha dato fastidio. Io trovo preoccupante, per esempio, che quando alcuni esponenti della Chiesa Cattolica, che si tratti di Monsignor Vegliot, che è un esponente del Vaticano che si occupa dei migranti, o che si tratti di qualche articolo sull'Avvenire o su Famiglia Cristiana, che criticano l'impostazione razzista di certe leggi, che criticano l'egoismo leghista, intervengano poi altri esponenti della Chiesa Cattolica per cercare di tacitare queste voci. Perché l'altro giorno, per esempio, Monsignor Fisichella, che è il presidente dell'Accademia della Vita, ma è anche il rettore dell'Università Lateranense, ha detto che gli esponenti cattolici non devono stare tanto a criticare, perché poi non criticano, per esempio, le leggi sull'immigrazione americane, che sono molto più severe, diceva lui, di quelle italiane. Ora, il fatto che proprio all'interno della Chiesa Cattolica vengano poi soffocate queste voci di critica, che sono voci molto ragionevoli, molto equilibrate, ci dà anche il senso di un arretramento. Io non vorrei che, dopo che c'è stata la giusta protesta contro il tentativo di intimidire la libertà di stampa e la voce libera di un giornale come quello dell'Avvenire, adesso, per esempio, dopo qualche giorno, passata la maretta, semmai una parte dell'istituzione ecclesiastica si occupi di fare un buon affare con il governo sulla questione della pillola RU 484, sulla questione del testamento biologico e sulla questione dei soldi alle scuole private. Io credo che lì ci vuole grande chiarezza e grande coerenza. Perché certe critiche, torno alla questione per esempio delle leggi sull'immigrazione e su certi atteggiamenti violenti e brutali che si trovano in manifesti, in prese di posizione, la critica deve essere corale. Così come quando sul tema più squisito proprio della libertà di religione ci sono stati esponenti leghisti che volevano portare e hanno portato purtroppo dei maiali su terreni dove doveva essere costruita una moschea e li hanno fatti orinare. Non è che devono protestare e indignarsi alcuni, la protesta deve essere corale, la protesta deve essere totale, perché significa un imbarbarimento che è intollerabile.
Io sono convinto che la Chiesa deve parlare sempre con libertà e intervenire su principi alti e richiamare quello che è bene e quello che è male. La Chiesa non deve assolutamente lasciarsi intimorire, perché sarebbe grave se il successore di Boffo si lasciasse intimorire e non osasse neppure fare quella leggerissima, lievissima critica che Boffo ha fatto, spinto dalle richieste del mondo cattolico che era disorientato di fronte a determinati comportamenti etici, pubblici, non condivisibili. Ma la Chiesa non deve neanche lasciarsi strumentalizzare, deve essere libera nel lasciarsi strumentalizzare, non deve cedere ai ricatti, non deve vivere con il cappio al collo per via dell'otto per mille, dell'ICI o di quante altre cose. La Chiesa deve mantenere la sua libertà di parola, la sua testimonianza evangelica, non deve esserci assolutamente nulla che possa condizionare il suo parlare. Sarà compito dei laici mediare, sarà compito dei laici avere contatti e rapporti per arrivare in un paese democratico a delle leggi che siano condivisibili dopo essere stati ampiamente dibattuti, dopo aver fatto un confronto abbastanza ampio. Io vorrei che anche la stampa riconoscesse, la stampa e dico i mezzi di comunicazione, riconoscesse parte di responsabilità per la situazione di degrado in cui ci troviamo, degrado civile, degrado etico. Io quando alzavo la voce a criticare diversi provvedimenti di questo governo, mai ricevevo una risposta nel merito. Io mi sarei aspettato anche delle dure critiche, ma nel merito. Ho sempre ricevuto insulti, ho sempre ricevuto, a parte la querela, ho sempre ricevuto dei tentativi di discredito personale o del giornale. Non ultimo, pochi giorni fa, ho aperto un quotidiano, indovinerete subito a quale quotidiano mi faccio riferimento, mi ritrovo sbattuto in prima pagina, richiamo in prima pagina una pagina interna a tutto campo con una foto vistosa, in cui si dice, in prima pagina, il grande fustigatore dei politici, il Presidente del Consiglio, Don Sciortino, pubblica un libro e lo pubblica con la Mondadori e quindi prende i soldi dal capo della Mondadori che lui osa criticare. Io non ho assolutamente risposto e né sono sceso a questo livello di polemica, perché questa è la cultura della diffamazione e del sospetto. Me la sono presa con molta filosofia, ho detto tutta pubblicità al libro che io ho pubblicato per la Mondadori. E siccome negli incontri che faccio questa domanda ogni tanto viene fuori, io ho detto con molta semplicità, io già dirigo un giornale che si chiama Famiglia Cristiana, parlo tutte le settimane alle famiglie, a tutte le famiglie, credenti e non credenti. Non passava per la mia testa di scrivere un libro sulla famiglia, non avevo le bozze pronte sulla famiglia. Oltretutto io ho una casa editrice, l'edizione San Paolo, che può pubblicare tranquillamente quello che io voglio. È venuta la Mondadori a chiedermi di pubblicare un libro sulla famiglia, quindi io non sono andato a cercare assolutamente nessuno. E allora quando faccio delle critiche io chiedo che mi si risponda nel merito, se le cose che noi diciamo sui provvedimenti sulla sicurezza, sui ricongiungimenti familiari, sulle ronde, sulle classi separate per i bambini degli stranieri, sulle impronte ai bimbi rom, che si potesse dibattere. Invece
ricevevo sempre l'accusa, come poi capitava anche a cardinali e vescovi, di catto comunista. Era l'unica risposta che mi veniva data. E siccome qualcuno ha replicato che cosa vuol dire catto e comunista in un momento in cui sono scomparsi i comunisti e i termini non hanno più un significato come era nel passato, allora qualcuno si è inventato di un altro termine, criptocomunista. Non lo so quale sarà l'evoluzione di queste accuse. Quello che io vorrei però che si potesse parlare nel merito. E dico che a seguito delle ultime vicende, forse la stampa e noi giornalisti dovremmo riscoprire qual è il nostro mestiere, qual è la nostra missione. Ora, un tempo si diceva che i giornali erano il cane da guardia verso il potere, cioè era un altro potere che teneva a controllo i poteri legislativo, il potere giudiziario, il potere amministrativo. Oggi questo patto con i lettori è saltato. Oggi i giornali, o perlomeno diciamo alcuni giornali, diversi giornali, sono diventati cane da guardia, ma non verso il potere, sono diventati cane da guardia del potere, sono diventati degli zerbini. Sono diventati dei cani feroci, pronti ad azzannare chiunque osi levare una critica nei confronti del principe. E allora, se a me rimproveravano dei toni alti, mi dicevano sì la sostanza, ma questo anche all'interno del mio ambiente, mi dicevano sì, condividiamo il contenuto, però i toni sono forti, i toni sono alti. Io dico, ma se siamo d'accordo sui contenuti, possiamo sorvolare sui toni, perché la sostanza è quella che conta. E allora mi dicevano, dovresti seguire un po' l'esempio di Avvenire, che è molto soft, e mi davano lezioni, ma compresi i miei superiori, di usare i toni di Avvenire. Ma Avvenire girava attorno ai problemi, perché non era assolutamente, aveva preso posizione, girava attorno ai problemi, dicendo e lasciando trasparire. Ma al momento in cui ha puntato il dito sui problemi, con leggerezza, con la suavità, è stato veramente da questi cani del potere e sono stati azzannati con un vigore non degno di un giornalismo, di un paese civile. Questo non è informazione. I giornali sono fatti per i lettori. I giornali e i giornalisti fanno il patto con i lettori. Qualsiasi altro padrone o potentato di qualsiasi natura è fuori luogo. Quindi noi come giornalisti dobbiamo veramente riscoprire l'etica della nostra professione e non essere zerbini pronti a fare servizi spesso non richiesti e mantenere la schiena dritta, non essere sempre piegati e piegarsi prima che ci viene richiesto. Don Sciortino, adesso dobbiamo litigare un po' perché siamo troppo d'accordo su un sacco di cose. Siamo d'accordo sull'involuzione, sul degrado della vita istituzionale, siamo d'accordo sulla questione dell'immigrazione, siamo d'accordo sul fatto che alcuni giornali non siano, come si diceva in passato, la voce del padrone, ma siano diventati proprio i mastini che azzannano. Discutiamo anche delle cose su cui c'è un approccio laico e c'è un approccio cattolico, di una parte cattolica, che interessano delle leggi che devono essere fatte nel Paese, su cui c'è una disputa, c'è un confronto, su cui non siamo d'accordo.
Allora, tocchiamo due temi di grande attualità. Uno la famiglia, uno il testamento biologico, il fine vita. Ecco, io credo che per esempio sulla famiglia, sulla questione della legge sulle coppie di fatto, la gerarchia cattolica italiana abbia ingaggiato negli ultimi anni una battaglia strenua di freno a fare una legge normale e civile che c'è in tutti i paesi, in gran parte dei paesi dell'Occidente e dell'Europa. E vorrei citare, visto che invece l'attenzione ai problemi della famiglia può unire benissimo persone di impostazione differente, un paese come la Francia. La Francia è un paese in cui lo Stato fa moltissimo per favorire le famiglie, aiuta le madri, aiuta le famiglie, aiuta i nuclei familiari. Proprio ieri il cardinal Ruini a Cernobbio citava l'esempio che la Francia si è stabilizzata ad avere almeno ogni coppia due figlie, mentre sappiamo che in Italia la media è di 1,2, quindi praticamente di un figlio solo, e questo significa un ulteriore calo demografico. Bene, la Francia dimostra come da un lato si può favorire benissimo un rafforzamento della famiglia e dall'altra c'è una legge sui patti civili di solidarietà che riguarda un certo numero di centinaia di migliaia di persone che tranquillamente e serenamente, da un lato se sono eterosessuali, hanno un legame più leggero, sì, hanno un legame più leggero corrispondente ai loro interessi, al loro stato d'animo, e dall'altro se sono omosessuali hanno la possibilità di regolamentare la loro vita in comune come è giusto che sia. Ecco, perché noi dobbiamo rimanere in una situazione in Italia con questo blocco, con questa... Io mi ricordo quando timidamente non solo Boffo ha massacrato Prodi e il governo Prodi con i suoi articoli quando voleva fare la legge sui Dico, ma mi ricordo che quando nel nuovo governo i ministri Rotondi, che è democristiano, e Brunetta, che è diciamo di estrazione laica, pensavano di fare una piccola, pallida legge di nuovo sulle coppie di fatto, subito l'Avvenire è intervenuto con durezza e dice: non permettetevi di fare una cosa del genere. Perché una posizione così oscurantista? Allora, io ho scritto un libro che si chiama La famiglia cristiana, ma non parla della famiglia confessionale, ma il titolo Famiglia cristiana è dovuto al fatto che dirigo appunto una rivista che si chiama Famiglia cristiana. E il sottotitolo di questo libro è Una risorsa ignorata. L'altro giorno il Presidente della Repubblica, ex Presidente della Repubblica, mi attacca in un articolo dicendo che Famiglia Cristiana è rivista gauchista perché propone diverse forme di famiglia, cosa che non è assolutamente vera, perché leggendo... Diciamo che è Cossiga, non è Scalfaro, tanto per capirci. Perché basta leggere il libro e allora io cerco di portare avanti questa tesi. La famiglia ha tanti problemi, ma non perché oggi ha tanti problemi noi dobbiamo affossarla completamente. Quando c'è stato nel precedente governo Prodi per la prima volta un ministero per la famiglia, io ho esultato, ho scritto un editoriale in cui dicevo: finalmente per la prima volta in questo paese un governo istituisce un ministero per la famiglia e credo che farà dei provvedimenti che riguardano il 90% di questa popolazione, cioè 20 milioni di persone che compongono le famiglie. Fui altrettanto critico però, qualche tempo dopo, quanto questo Ministero per la Famiglia, che era stato affidato alla Binti, come primo provvedimento in un Consiglio dei Ministri straordinario, fu chiamato a dover discutere, dibattere su i Dico, i PACS e altro. Io prima di entrare nel merito della questione ne faccio anche una questione di priorità.
È possibile che in un paese che si riempie la bocca di famiglia, ma che non ha mai fatto una politica familiare seria, degno di questo nome, una politica strutturale, non l'una tantum, il bonus, l'elemosina alle famiglie, è possibile che una volta che c'è un ministero non ci si potesse aspettare prima di affrontare problemi che riguardano una frangia della popolazione, problemi che andavano incontro a dibattite, dispute ideologiche? Non era possibile poter fare un programma a sostegno e a favore della famiglia così come è riconosciuto nell'articolo 29 della Costituzione italiana? E altra cosa, l'attuale governo perché non ha mantenuto questo Ministero per la Famiglia? Forse perché in Italia vige quello che io chiamo la legge della tela di Penelope, cioè ogni governo è chiamato a disfare quello che ha costruito quello precedente. E allora la mia tesi è questo. Certo, ancora oggi, ancora ieri, Cardinale Ruini per l'ennesima volta indica il modello francese, ma possiamo anche parlare del modello tedesco. Io stesso nel libro scrivo che se non abbiamo la capacità di inventarci una politica familiare, almeno dovremmo saper copiare la politica che fanno altri paesi, tipo la Francia, tipo la Germania. Però io sono anche convinto che non possiamo chiamare ogni forma di unione famiglia, perché o tutto è famiglia o niente è famiglia. Per cui ci sono dei diritti che vanno rispettati e vanno regolamentati, perché è giusto che il diritto civile regolamenti e faccia delle leggi nel diritto che riguarda le persone singole. Ma se chiamiamo tutto famiglia, a mio parere nulla è famiglia, e facciamo un'opera di distruzione di quell'unica cellula che ancora regge questo paese, la famiglia così come costituita e riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione. Questo non è discriminare altre forme, ma non possiamo fare famiglia di serie A, famiglia di serie B, la famiglia unica, le altre cose non possiamo assolutamente chiamarle come famiglia. Ci penserà il diritto a salvaguardare determinati diritti che possono essere riconosciuti, ma io credo che dobbiamo essere anche chiari nella distinzione, perché c'è una tendenza che, certo, bisogna copiare dai paesi vicini, però non tutto si può copiare così senza fare delle distinzioni, perché c'è una tendenza che vorrebbe decretare la morte della famiglia. Addirittura in Germania un parlamentare dice: facciamo il matrimonio a tempo, addirittura istituire il matrimonio a tempo. Nel frattempo dei figli cosa ne facciamo? Facciamo i figli a tempo. Oppure a livello di concetto cambiare quella che è la concezione stessa della famiglia, non più chiamare papà e mamma, addirittura modificare i termini, il papà diventa un tutore, diventa tutta un'altra cosa. Per cui, col massimo rispetto di tutte le situazioni, io difendo la famiglia così come riconosciuta dalla Costituzione italiana. Ma io penso con grande semplicità che quando si lasciano incancrenire i problemi, poi si fanno spazio anche ai radicalismi o alle forme ideologiche. C'è tutta la possibilità, lo dimostra l'esempio della Francia, lo dimostra l'esempio della Germania, di rafforzare la famiglia, e c'è tutta la possibilità di dare dignità giuridica a queste altre forme, perché non si può dire che si rispettano le altre forme se poi non si dà forma alla forma. Allora, Un
Esistono nomi diversi, coppie di fatto, unioni civili, patti civili di solidarietà, che esprimono assolutamente questo tipo di forma e in particolar modo io trovo anche interessante che una rivista religiosa come Aggiornamenti Sociali, la rivista dei Gesuiti di Milano, abbia fatto qualche tempo fa un gruppo di lavoro di teologi, moralisti, sociologi, che ha detto che dal punto di vista dello Stato, dal punto di vista del bene comune, aveva un valore dare stabilità anche alle coppie omosessuali. È molto importante che anche all'interno del mondo cattolico si sia arrivati a questo. Questo lasciando quello che può essere il giudizio in base ai comandamenti, in base alle convinzioni religiose, ma dal punto di vista sociale dare dignità a queste coppie e, lo diceva appunto questo gruppo di lavoro di aggiornamenti sociali della rivista dei Gesuiti Morali, è positivo che ci sia stabilità nella società di persone, di partner che condividono un progetto di vita. Secondo me le cose non sono in contraddizione e si può tranquillamente lavorare per dare una soluzione giuridica chiara, non pasticciata a queste cose. Perché io trovo negativo da questo punto di vista che spesso ci si perda in battaglie cercando di inventare per l'Italia delle soluzioni un po' da azzeccagarbugli, come erano anche i Dico, quando già altrove sono state realizzate con grande semplicità e normalità delle soluzioni. Non dobbiamo inventare la bicicletta, c'è la macchina e c'è la bicicletta, c'è la famiglia che giustamente va rafforzata anche in vista dei figli soprattutto, e ci sono le coppie di fatto. Io poi vorrei dire una cosa, non si può mai parlare in astratto di queste cose. La famiglia è profondamente cambiata, qui sembra spesso che si parli in astratto della famiglia che si vede nei santini. No, la famiglia è profondamente cambiata negli ultimi 50 anni, non esiste più un capo famiglia giuridicamente, esistono i due capi famiglia. Non esiste più l'obbligo della residenza, nel senso che la donna e l'uomo decidono autonomamente dove vivere, se vivere nello stesso luogo o se per esigenze di famiglia devono vivere differentemente. Non esiste più l'indissolubilità del matrimonio, non esiste più la differenza fra figlio legittimo e figlio illegittimo. Una volta esistevano i bastardi. Adesso giustamente con una legge che è stata approvata trasversalmente si è riconosciuta l'importanza dal punto di vista della dignità umana del figlio, quale che sia la propria origine. Quindi il panorama è cambiato e io credo che da questo punto di vista proprio un dialogo fecondo fra pensiero laico, fra pensiero cattolico, ma aggiungiamo anche fra pensiero di altre religioni che sono già presenti in Italia, ecco, vada finalizzato a trovare delle soluzioni concrete che rispettano delle esigenze nuove che prima non c'erano. Io credo che il fallimento di un matrimonio è un dolore per i due partner, ma il divorzio è una cosa sacrosanta, è una cosa positiva quando non c'è più comunicazione e comunione tra i due partner. E quindi queste novità sono anche delle novità positive rispetto a situazioni che si sono trascinate per secoli in cui i due coniugi, e poi noi sappiamo benissimo, era la donna che subiva il 99,9%, era nella gabbia di una situazione in cui lei doveva tollerare tutto. Che la famiglia sia cambiata, ne siamo convinti tutti, anche perché io che dirigo una rivista che si rivolge alle famiglie, non ha in mente la famiglia ideale, ha in mente la famiglia con i problemi concreti di tutti i giorni. E proprio per questo noi, proprio per non parlare in astratto, abbiamo alle nostre spalle un centro internazionale studi famiglia, che elabora ogni anno dei rapporti sulla famiglia. Tra l'altro l'attuale presidente del forum dell'associazione familiare è il nostro direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia, in modo tale che noi, quando parliamo di famiglia,
penso di poter parlare con cognizione di causa. E abbiamo finora fatto 10 rapporti, l'undicesimo che uscirà nei prossimi mesi, proprio sul costo dei figli oggi. Quindi è vero che la famiglia è cambiata e abbiamo avuto anche dei progressi, grazie a Dio, rispetto a quello che era il diritto di famiglia. Ma proprio per questo non possiamo affossare la famiglia perché la famiglia ha dei problemi. Io dico, anche per quanto riguarda la Chiesa, il matrimonio è una cosa così seria, proprio per evitare che non più il settimo anno sia la data fatidica, ma che non sia il settimo mese la data fatidica dell'interruzione del matrimonio, bisogna che noi, invece di allentare il concetto di famiglia, dovremmo semmai rafforzarlo ancora di più. Perché la famiglia, battersi per la famiglia, non è un discorso di retroguardia, è un discorso che deve veramente essere di modernità, di attualità. Perché oggi in questo paese c'è voglia di famiglia, questo lo dicono le indagini, così come c'è voglia di figli, e non solo la cultura del figlio unico, perché se avere un figlio e averne due a maggior ragione non facesse scivolare le famiglie sulla soglia della povertà, oggi noi avremmo un tasso di fecondità diverso, pari a quello della Francia. Noi oggi siamo un paese che è maglia nera per quanto riguarda il tasso di natalità nel mondo, 1,2-1,3, neanche il ricambio generazionale. E allora dobbiamo fare attenzione anche per quanto riguarda la Chiesa e i corsi di preparazione al matrimonio. Non ci si può gloriare che vengano frequentati al 90-95 e più e rotti per cento, perché è legato a un obbligo, è legato a un certificato. Bisogna che per quanto riguarda la preparazione ci sia una preparazione remota al matrimonio. Bisogna che ai giovani si cominci a parlare di questo impegno. Non si può assolutamente relegare tutto nelle ultime settimane. Poi è vero, c'è una famiglia reale e c'è una famiglia mediatica. E allora quella che passa nei nostri programmi televisivi, quello che passa nelle principali fiction, io mi chiedo quanto rappresenta la famiglia reale, o quella mediatica è un modello che non esiste nella realtà, o perlomeno esiste in forme, diciamo, minoritarie e viene spacciata per un modello che è generale. Oggi noi abbiamo nella famiglia mediatica delle situazioni particolari con figli, papà, zii e altre situazioni. Tutto ci viene presentata con una normalità, con una semplicità, quasi questa fosse la situazione ideale, senza mai toccare quello che è la sofferenza dei bambini, dei figli a seguito di una separazione, a seguito di un divorzio. E allora qual è la famiglia reale? Quella che ci spacciano le televisioni, quelle che ci spacciano gli sceneggiati televisivi, o la famiglia, quella reale, che rappresenta più del 90% della popolazione? Oggi sembra quasi che se uno non è pluridivorziato, non ha più figli da persone diverse, oggi non si sia moderni, non si sia all'altezza dei tempi. Se uno ha una famiglia cosiddetta normale o tradizionale, si deve quasi vergognare di andare in giro. Questo non corrisponde assolutamente alla realtà. Un conto è la famiglia mediatica, un conto è la famiglia reale. E quindi ribadisco, pur tenendo conto di quelle che sono le evoluzioni, i nuovi problemi, io anche con questo libro ho accettato la sfida perché in questo paese si ritorni a parlare di famiglia. Oggi il miglior ammortizzatore sociale è rimasta la famiglia, per cui investire sulla famiglia vuol dire investire sul paese. Se questo paese ritorna ad avere bambini, può avere un futuro. Oggi questo paese è vecchio,
Questo paese senza più nuove generazioni non ha né speranza né futuro. Diciamo che della famiglia mediatica faceva parte anche il Mulino Bianco, quelle famiglie spic e span in cui tutto sembra perfetto e non è così. Però a me interessa solo dire che se si ha un approccio non ideologico, allora persone di differente orientamento possono insieme lavorare per un rafforzamento della famiglia, per esempio nel campo anche dell'educazione. Noi sappiamo che esiste in Italia un'emergenza educativa, sappiamo che c'è una rottura anche della capacità dei genitori di esercitare un ruolo guida reale, di responsabilità nei confronti dei figli, di farli crescere, anche di renderli autonomi con la capacità di seguire certi valori o certi principi. Quindi sono tutti terreni su cui, se si ha un approccio non ideologico, si può lavorare insieme. Direi di chiudere con l'ultimo interrogativo, ce ne sarebbero tanti, ma insomma di maggiore attualità politica, perché fra qualche settimana si tornerà a parlarne in Parlamento alla Camera, sulla questione del fine vita. Lì noi sappiamo che c'è stato un fortissimo conflitto e le lascio la parola. Credo che anche su questo tema, quello del testamento biologico, bisogna che non si facciano accentuazioni da una parte e dall'altra, perché si accusa sempre la Chiesa di voler in qualche modo imporre la propria idea, ma c'è anche dall'altra parte una forma di pressione notevole. Io credo che il pensiero la Chiesa l'ha espresso con molta chiarezza. Bisogna solo trovare il punto di accordo e di intesa, perché anche la Chiesa non vuole né accanimenti terapeutici, e allora bisogna stabilire con cognizione, con coinvolgimento di esperti, fin dove si può parlare di normale cure e dove comincia l'accanimento terapeutico. Per cui questo è un campo su cui si può approfondire. E al tempo stesso la Chiesa né accanimento terapeutico né eutanasia. Per cui la Chiesa accetta il testamento biologico, ma tenendo presente questi due punti. Però facciamone oggetto di confronto, di dibattito, cercando appunto di trovare un'intesa, mettendo in campo tutte le intelligenze e tutti gli apporti professionali, etici e morali possibili. Io penso che proprio su questo tema delicato bisogna tener conto di quello che è stato la grande crescita di soggettività che c'è stata all'interno della società e anche del mondo cattolico. Cioè milioni e milioni di uomini e donne nell'arco degli ultimi 50 anni sono sempre diventati più convinti che nell'ambito della propria sfera di vita, che riguardi i rapporti interpersonali, che riguardi la fecondità, che riguardi il matrimonio, che riguardi i progetti di vita e che riguardi anche la fine della propria vita, c'è una crescita di soggettività per cui non si ammette più di delegare ad altri, che sia lo Stato, che sia la Chiesa, che sia lo stesso medico, la parola finale su ciò che deve essere il proprio destino. Nel campo concreto, quello che moltissime, la maggioranza degli italiani sentono, perché sono state fatte ripetutamente delle inchieste, è che quando una persona si trova di fronte a delle cure straordinarie, a delle terapie straordinarie che servono soltanto per mantenere in vita, quando il corpo già rifiuterebbe queste cure e andrebbe verso una morte naturale, la maggioranza degli italiani vuole decidere lei, non vuole dire a priori che cosa bisogna fare, vuole decidere lei. La notte che è morta Eluana Englaro fu fatto alla televisione rapidamente un sondaggio, il 74% degli interrogati rispose: noi siamo dalla parte di Beppino Englaro.
questo 74% di persone non erano degli assassini, non erano delle persone che odiavano la vita, sono delle persone che apprezzano moltissimo tutto quello che o in famiglia, o in organizzazioni religiose, o in organizzazioni di volontariato laico, o in organizzazioni medico, viene fatto a favore dei malati, anche a favore dei malati terminali, ma ritiene che su questo elemento delicatissimo debba essere il soggetto a decidere. L'eutanasia non c'entra niente, si tratta soltanto di lasciare decidere una persona se vuole essere intubata all'infinito o se vuole serenamente potersi spegnere quando il corpo già va in quella direzione. Io dico solo due parole per ribadire che quanto si ha a che fare con problemi così delicati come sono quelli che riguardano la vita, credo che bisogna avere estrema prudenza, molta prudenza, perché quando si apre e si avvia un cammino si sa dove si comincia e non si sa dove si finisce. Grazie. Grazie a tutti, noi chiudiamo qui, si potrebbe parlare per ore, ma andiamo a dormire o a mangiare per chi non l'ha fatto. Grazie.